Juve di Motta, non Motta, non per personalizzare, se la Juve ti sembra che stia crescendo zitta zitta o c'è qualche processo di blocco al processo di crescita? No, secondo me sta crescendo la Juventus, è ovvio che sta crescendo meno velocemente di come pensavamo facesse dopo le prime due partite. Vinci due partite 3-0, tra l'altro una a Verona, campo che storicamente negli ultimi tempi era un campo che ti aveva sempre fatto masticare chiodi, e quindi alla fine pensavi che Motta avesse fatto molto veloce, forse troppo veloce, e effettivamente poi sono arrivati questi 3-0-0, ricordiamolo, intervallati, inframmezzati dal 3-1 al PSV Eindhoven, che non è un dettaglio nel misurare la crescita della squadra. Quindi secondo me la squadra di Motta, che è una squadra molto giovane, è la più giovane della Serie A a parte il Parma, e non è un dettaglio anche questo, sta crescendo secondo me nei tempi giusti, in quelli che una squadra di quell'esperienza, di quella poca esperienza, e con il tipo di rivoluzione che viene richiesta dal gioco di Motta debba fare. Quindi secondo me la squadra sta crescendo né troppo lenta né troppo veloce, è ovvio che adesso ha un trittico di partite nelle quali deve fare qualcosa di più, insomma. Mi aspetto che con il Genoa e con il Cagliari la Juventus debba punti a vincere e porti a casa la vittoria. E mi aspetto anche un'altra conferma di una buona prestazione in Champions League con il Lipsia. Quindi poi vediamo, al momento della pausa avremo elementi in più per dare un giudizio. Allora, intanto c'è tra i vari messaggi, tanti messaggi, MySeb dice: giorni e giorni dietro al nulla, basta, davvero, nemmeno Angelini mi fa incazzare come voi, noi ti ringraziamo, ma non è che sia facilissimo oggi trovare, pensa Guido che deve fare ogni giorno un giornale interessante di tante pagine, noi che parliamo solo di Juve già non sappiamo più che dire dopo un quarto d'ora, cioè non accade assolutamente nulla, quindi almeno loro si inventano belle interviste, si inventano, voglio dire, come idee, belle interviste e bei dibattiti, ma qua noi di questo parliamo, della Juve che ha giocato 4 giorni fa, e rigioca tra 3 giorni, quindi non abbiamo moltissime nuove a dirti. Federico, avendo tu il tuo amico Guido, è il direttore di Tutto Sport, però tra i tanti temi, Juve, non Juve, scegli tu, dico, di cosa vorresti dialogare con lui, o se c'è qualcosa che ti ha incuriosito anche di un Tutto Sport di questi giorni, non lo so, Fede. No, io sono abbastanza più che incuriosito, è una situazione che col passare delle settimane aumenta il mio... La mia curiosità, la situazione legata a Douglas Luiz, nel senso che mi sembra una situazione... Allora, il mio parere è che ci si è troppo soffermati sulla valutazione, e che al di là della valutazione c'è comunque un giocatore tutto da scoprire, e che comunque l'anno scorso ha avuto un ruolo importante nel ritorno in Champions della Aston Villa, quindi non è che è proprio stato pescato dal nulla. Però ecco, parliamo tanto di, appunto, di emotività, l'emotività di Vlahovic, la pressione che c'è intorno a questi giocatori, anche la difficoltà nell'inserimento dei nuovi, che non è uguale per tutti, non è uguale per tutte le squadre. Ecco, questo su Douglas Luiz da Torino, ecco, che mi piacerebbe sapere il parere di Guido un po' in generale, come è stato visto in questo primo mese e mezzo, e che cosa ci possiamo aspettare da lui. In questo primo mese e mezzo è stato visto così così, nel senso che è arrivato un po' fuori condizione, evidentemente aveva dei postumi tra Coppe Americhe e ferie, quindi è arrivato con una forma che era un po' indietro rispetto agli altri, quindi ci ha messo un po'. Sta facendo fatica a entrare nel calcio italiano, sta facendo fatica a entrare in un gioco e che chiede una grande intensità che lui evidentemente non ha nelle sue corde, o perlomeno non ce l'ha in questo momento, e quindi credo che sia un giocatore che stia facendo un processo di ambientamento un po' più complesso rispetto ad altri. Hai detto bene, io non posso pensare che un giocatore che ha fatto la differenza in Premier League non possa farla nel campionato italiano, e comunque mi sembra che lui, al netto della valutazione, che poi è sempre frutto anche di circostanze
di mercato, che non, è, non, non riflette sempre in maniera aritmetica il valore del giocatore. Al di là appunto della valutazione, credo che lui sia un ottimo giocatore. Ricordo sempre, perché è una cosa che mi che ho vissuto, che ho raccontato anche e che ho studiato attraverso le pagine dell'archivio di Tutto Sport, che ci sono stati giocatori ben più importanti di Douglas Luiz che hanno avuto un esordio difficile. Io cito sempre le pagine che avevo letto, che leggevo per scrivere vari libri su Zidane, ed erano sembrava scherzi a parte, nel senso che ormai noi abbiamo un'idea di Zidane che è quella giusta, no? Di uno dei giocatori più forti della storia del calcio, sicuramente del dopoguerra. Eppure no, nel settembre, ottobre dell'anno in cui era arrivato alla Juventus, si metteva in discussione il fatto che Zidane fosse un giocatore non da Juve, ma un giocatore da Serie A. Ed è una cosa ridicola, guardarli adesso ti viene veramente da ridere. Lo stesso avvocato Agnelli che diceva Platini mi ha tirato una bella fregatura consigliandomi questo Zidane, ecco, voglio dire, proprio una fregatura non era, considerando poi quello che è diventato dopo. Zidane ci ha messo un po', Zidane aveva anche, per esempio, anche lui, vagamente simile a Vlahovic, qualche timidezza. Padovano mi raccontava che voleva che battesse lui le punizioni, dice battile tu che sei più forte di me. Padovano gli diceva no Zizou, guarda, ascolta, non è così come dici, devi batterle tu. E una volta Padovano aveva battuto la punizione, perché questo traccheggiare l'arbitro nel frattempo sollecitava, e quindi alla fine Padovano tira questa punizione, e Padovano dice che ovviamente si infrange sulla barriera. E poi c'era Montero che era arrivato e che non aveva assistito al dibattito e che si incazza con Padovano dicendogli ma perché l'hai tirata tu, non l'hai fatta tirare a Zidane? Dice ma è lui che mi diceva di tirarla. Quindi voglio dire, stiamo parlando di giocatori, adesso parlo di Zidane ma potrei parlare di Nedved, potrei tirar fuori Platini, di giocatori che per varie ragioni tattiche, di ambientamento in un calcio diverso, ci hanno messo un pochino più di tempo a trovare la loro posizione, a trovare la loro dimensione. Quindi su Douglas Luiz c'è grande attesa a Torino, credo anche da parte della società, ma una grande attesa che è legata alla fiducia che si ha nel fatto di aver comunque portato alla Juventus un giocatore di qualità. Per contro ci sono un sacco di storie di giocatori fortissimi che non si sono ambientati e quindi poi se ne sono andati. Vediamo a quale categoria appartiene Douglas Luiz, però in questo momento io non percepisco del nervosismo intorno al giocatore, anche se effettivamente per essere l'acquisto più costoso dell'estate ha giocato molto poco. Allora, intanto Federico, tu devi andare o vuoi rimanere con noi? Dimmi tu i tuoi tempi. No, mi sgancio che... Allora, ottimo. Ho di meglio da fare. No, ho le scuole che chiudono, quindi... Mostriamogli, Stefano, rimostriamo quella orrida cosa che facevi ogni volta che parlava Casotti prima. Ed ecco qua, lezione da Casotti. Boh. No, no, beh, capito cosa siano queste cose? Ma Cop Miners è in realtà una delusione, perché gliel'ho chiesto subito come si pronunciava, ma in realtà abbastanza simile a come lo diciamo noi mortali. Ce lo ridice ogni puntata, Federico? Lo dico in loop, Turn Cop Miners. Sì, esatto, cioè non è proprio. Sì. Ci sono altri sono più fighi, cioè che proprio noi sbagliamo completamente la pronuncia. Sì, ma ne va proprio dalla comprensione generale, perché... And this is the sound of miners. Porcheria di Monblano e Stefano Cumella. Federico Casotti, ciao Federico. Grazie Federico ciao, Casotti. Ciao a tutti. Mille. Grazie Federico. Mike, Giancarlo, ma cos'è questo? Basta, non possiamo parlare normalmente. Allora, Mike. Ora che se n'è andato, però possiamo dirlo che la paura...
del tifoso medio juventino, sia per quanto riguarda Coop Miners che per quanto riguarda Douglas Luiz, sia per Coop Miners il fatto che venga dall'Atalanta e che quindi sia come nel 98% dei calciatori che vengono dall'Atalanta un prodotto che funziona solo in un determinato contesto, e l'altro che Douglas Luiz qualcuno già vede delle reminiscenze di Arthur. Però Mike, ci sono due differenze. La prima è che Arthur faceva fatica a giocare nel Barcellona, non giocava nel Barcellona, era una riserva, e quindi era chiaramente una scommessa, era un modo però fin quando non viene azzuppato dal calciatore dell'Atalanta lì non fa una no, non era neanche ma cioè, attenzione, stiamo parlando di un giocatore comunque che era nella rosa del Barcellona e poteva stare nella rosa del Barcellona, non era Iniesta, non era un titolare, però era un giocatore. Su Arthur c'era un problema di valutazione e di ingaggio, però secondo me era un giocatore. Però la differenza rispetto a Douglas Luiz è che Arthur, non mi ricordo quante presenze aveva nel Barcellona quanto è arrivato a Torino, mi ricordo però insomma che non era esattamente un giocatore che veniva che aveva contribuito in maniera fattiva a qualche successo del Barcellona. Qua stiamo parlando invece di un centrocampista che l'anno scorso e comunque sono almeno un paio di stagioni sta trascinando l'Aston Villa in Premier, cioè nel campionato dove ci sono più giocatori forti del mondo, insomma uno dei campionati più importanti del pianeta. Quindi secondo me questa è la differenza Douglas-Arthur. La differenza, il timore che Coop Miners sia un altro dei, come dire, figli di Gasperini che lontani da papà non riescono a esprimersi. Devo dirti la verità, però da questo punto di vista c'è la nazionale che in qualche modo ti conforta, perché comunque poi Coop Miners, al netto di non aver partecipato all'europeo perché si era infortunato, ha fatto delle prestazioni in nazionale che erano assolutamente all'altezza di quelle che lui faceva con l'Atalanta. Il contesto della nazionale è un contesto completamente diverso da quello di Gasperini. Quindi ecco, credo che questi due timori, che per carità sono timori leciti, perché comunque non è che sono completamente irrazionali, però io vedo delle differenze rispetto al, diciamo, non li vedo così, vedo dei timori che non sono così preoccupanti. Poi riparliamone fra un mesetto. Sono davvero poche le partite. Sì, certo. Sono ossessionato dal fatto di essere più noioso, di far arrabbiare l'ascoltatore più di Angelini. Sì, quello è brutto. Questo è veramente un record, più di Angelini. Mi fa incazzare più di Angelini, penso neanche, non so, neanche lui stesso lo avrebbe detto Guido, ma non so se eri tu. Questo è come il record del salto con l'asta dello svedese, adesso mi sfugge il nome, cioè veramente. Duplantis. È imbattibile, però è riferito, non è solo tuo, non te lo puoi prendere solo tu questo record, credo fosse riferito a tutti noi, dice proprio basta, non posso più di voi. Vabbè, ma lo condividiamo come una staffetta, voglio dire. Esatto. No, questo davvero è tipo 6,50 e 6,80. Non ti stai riprendendo. Ma dici nel senso, cioè tu sai di poter arrivare molto più in alto, ma lo fai di tacca in tacca proprio per prenderti ogni volta il record. Angelini e Duplantis, quindi qualcuno che dice a caso possiamo battere Duplantis. Allora, questo anche per rispondere a Giuseppe che dice l'Inter è iniziato così e così, il Milan vuole esonerare la Roma, l'Atalanta, il Napoli e noi parliamo in termini catastrofici. Dai, nessuno parla in termini catastrofici, Giuseppe. No, anzi, ma noi è un dibattito. Sono ottimista perché vedo dei segnali positivi e esattamente questo quadro che leggevamo è un momento di fortuna per Thiago Motta, perché il fatto che Thiago Motta abbia bisogno di tempo, e questo è fisiologico ed è naturale, quindi dobbiamo concederlo, devono concederlo tutti a Thiago Motta il tempo di fare la squadra.
In compenso, però, se nel frattempo squadre già pronte come l'Inter, anche loro partono un po' ingolfate, e beh, cavoli, tu in questo momento con un Inter, con l'Inter dell'anno scorso, adesso non mi ricordo quanti punti avesse l'Inter dell'anno scorso, ma rischiavi di essere già meno. E quindi invece adesso sei a più uno sull'Inter, paradossalmente. Cioè il fatto che tutte le potenziali pretendenti allo scudetto siano lì nell'arco di un punto, è un piccolo aiuto per Motta, diciamo, è stato un po' un aiuto, un colpo di fortuna che ha avuto Motta, perché lui ha bisogno di costruire la squadra. Altri invece si aspettava, soprattutto l'Inter, mi aspettavo partisse molto più a sprombattuto, perché l'Inter ha cambiato poco, ha aggiunto, anzi solo aggiunto, sì, ha aggiunto qualcosina, ma non ha cambiato niente, non ha cambiato allenatore, non ha cambiato modo di giocare. Mi aspettavo partisse molto più in forte, perché io continuo a credere che siano nettamente più forti degli altri, e quindi ero convinto che l'Inter partisse molto, molto dritta. E invece, anche perché veniamo da due campionati dove poi chi ha fatto la lepre l'ha vinto il campionato, cioè chi è partito sì, l'ha vinto facilmente. Però mentre questo somiglia molto più a quello vinto dal Milan, quando a un certo punto diventa una specie di ciapanò per vincere lo scudetto. Ma poi ribadiamolo, ragazzi, un dibattito sulla Juve, lo sentite oggi, Giancarlo difende Vlahovic, uno lo attacca, cioè, dibattiamo anche per passare il tempo e chiacchierare sulla nostra squadra. Intanto, caro Guido, c'è l'interpretazione autentica dell'autore, di colui che aveva detto che lo facevamo incazzare più di Angelini, che My Seb, che dice no, non Vaciago, non era riferito a te, mi riferivo alle ore e ore su Vlahovic. Però allora My Seb ha ragione, perché no, sì, perché come ho detto prima è uno, parliamo troppo, dice, è uno degli argomenti, però poi sai, Giancarlo, il centravanti, allora il dibattito sul centravanti, voglio dire, fa parte. Io l'ho detto, scusami Guido, sai cosa tu hai citato Zidane poco fa, poi parlavo con Giancarlo prima della trasmissione, che appunto è abbastanza un difensore di Vlahovic, ma io gli ricordavo però come anche Zidane, quando giocava male un tempo, quando noi tifosi non eravamo opinionisti o qualcosa, ma guardavamo la partita e basta, io mi arrabbiavo con Zidane, cioè gli dicevo, Zidane, se faceva due orride partite a Reggio Calabria e a Parma, camminando per il campo come talvolta gli capitava quando giocava alle 15, queste partite che non gli andava di giocare, ma io dicevo, Zidane maledetto, devi svegliarti, mentre oggi tu non puoi dire Dusan maledetto, devi svegliarti, detto in modo più civile magari davanti, però perché sembra che uno ce l'abbia con, io so Dusan segna Genova, scusami, ma non è che mi metta a dire allora prima ho sbagliato a dire che ha sbagliato ma prima ha fatto le partite male, oggi ne fa una stupenda, cioè ritengo più normale. Io prima ho detto a Giancarlo, che ora qui ora do la parola, cioè l'incoerenza assoluta è la vera coerenza del tifoso. Se si rimane sempre coerenti si diventa ideologi, opinionisti, come lo scambio Trevisani Sabatini a Pressing, li cito perché sono amici e spesso partecipo, ma so già sempre quello che diranno. Giancarlo, parola a te, se puoi rispondere primo, e secondo se puoi fare un'osservazione di qualunque tipo. Guido, no, su questo tema è giustissimo, valutare singole prestazioni per singole prestazioni è l'essenza bella del tifoso, del commentatore, di chi ama il calcio in generale, per cui va benissimo. Il problema secondo me è più quando si cerca di arrivare a delle tesi definitive, un po' definitive, cioè Diallo Vlahovic non è il centravanti che può stare alla Juventus, oppure Thiago Motta l'ha già escluso perché l'ha sostituito col Napoli, quindi già ci dobbiamo aspettare la prossima partita UEA centravanti a Genova titolare, Vlahovic in panchina. Queste cose secondo me sono troppo definitive, ci pongono a una mancanza di coerenza se poi la settimana dopo fa tre gol e tu sei lì a dire ah grandissimo Vlahovic, l'avevo sempre detto ma il tifoso è quello, il tifoso è uno che dice maledetto Paolo Rossi, non ne segni una e poi fa 80 gol in tre partite e dici io amo Paolo Rossi come non ho mai amato un giocatore. Non è uno che dice beh ha segnato però perché a quel punto il Brasile è sceso di forma, se guardi Serginho del Brasile non segna, cioè ormai diventa tutto così. La racconto spesso, c'era un tifoso in tribuna a Torino negli anni 80 quando c'era Renato Buso, 17enne in panchina, lui partiva dopo 5 minuti di partita, se la Juve non aveva segnato, partiva con delle grida, Trapattoni metti a Buso, dativo, però vabbè, questo era il... c'era Rush però titolare. Metti a Buso, no? E partiva e continuava, metti a Buso,
A un certo punto del campionato ci fu una partita in cui attaccanti quasi tutti infortunati e Buso è titolare. La Juve non segna dopo 5 minuti e questo dice: Trapattoni, metti a Buso, e quello vicino gli dice: ma guarda che Buso c'è già, è titolare. Lui ha un attimo di smarrimento, ma solo un attimo di smarrimento, e poi dice: Trapattoni, togli a Buso. E questo è giustamente il tifoso. Aveva la soluzione per tutto, però. È quello, cioè, non è che il tifoso deve essere coerente. Ma ti dico, neanche il commentatore deve essere troppo ideologizzato, cioè deve essere, poi ora se cambi idea ogni 5 minuti sei anche poco credibile, sì, certo. Però noi siamo chiamati a dare dei giudizi di partita in partita, e quindi è ovvio che tu fai quello che hai visto quel giorno è quello, poi magari tiri le fila alla fine della stagione, ecco, perché prima io ti chiedevo tempo per esprimere un giudizio su Motta, perché forse neanche nella pausa di ottobre riuscirò a essere, ad avere un'idea chiara su quello che sta facendo Motta. Ci sono degli allenatori che poi sono più veloci nel dare un'impronta e quindi magari ti fai un'idea più rapidamente, però ci sono anche degli allenatori che lavorano più tempo e poi magari sono quelli che costruiscono cose fantastiche con il tempo. Viviamo in un mondo che brucia tutto molto velocemente, questo sì, questo è terrificante. Sì, ma così ce ne accorgiamo anche noi ogni settimana. Giancarlo, vai, qual è il tema che affronteresti con Guido, magari uscendo da Vlahovic? No, assolutamente usciamone, anche perché eravamo già usciti, ma secondo me l'altro tema, visto che stiamo parlando di brasiliani, un altro tema che in questo momento sembra avere un po' di, come si dice, di braci belle pronte a diventare qualcosa di più, forse mi sembra il tema di Danilo, no? Che effettivamente è stato un giocatore importantissimo nella precedente gestione, era capitano, era il giocatore che andava ai microfoni quando le cose andavano male, era il giocatore che, da quello che traspariva, era una dei cardini dello spogliatoio, e che in questo momento nella nuova gestione sembra un pochino marginale, diciamo, sia sotto il profilo del suo ruolo in squadra, sia sotto il profilo tecnico. Quindi volevo sapere da Guido se su questo ha delle sue sensazioni, oltre a delle notizie magari. È evidente che Motta ha costruito la difesa secondo dei suoi criteri, ha trovato in Gatti e Bremer due centrali estremamente efficienti, ha fatto qualche cambiamento sugli esterni, ma io credo che Danilo vada considerato un'alternativa dei centrali, perché guardando come Thiago utilizza gli esterni anche bassi, gli esterni di difesa bassi, mi sembra che non sia il tipo di ruolo che possa ricoprire Danilo, che non ha quel dinamismo, non ha quella gamba che lui per esempio chiede a Savona, a Cambiaso, a chi ha occupato quel ruolo. Quindi io credo che Danilo in questo momento sia in alternativa a Bremer e Gatti e Kalulu. È evidente che le idee di Motta su Danilo non sono le stesse che forse aveva Allegri, e che in generale ci eravamo fatti noi, che abbiamo considerato Danilo in questi anni un pilastro della difesa juventina, e le sue assenze erano vissute con preoccupazione da parte della società, dell'allenatore e dei tifosi. Credo sia un'opinione di Motta. Il fatto che così velocemente la Juventus abbia rinunciato, cioè Motta abbia rinunciato a quello che era un leader fino all'anno scorso, e che tutto sommato secondo me potrebbe esserlo anche adesso un leader, anche se non gioca, forse dipende anche dal tipo di cambiamento che Motta vuole fare all'interno della squadra, perché poi la fascia di capitano assegnata a Gatti, determinati giocatori che sono stati sui quali lui sta scommettendo, insomma, io credo che lui stia cercando di costruire anche una nuova leadership all'interno del gruppo, e che il rinnovamento passi anche da questa, come dire, da questa fase in cui Danilo non è certamente al centro del progetto. Non credo che sia successo qualcosa tra i due. All'inizio io pensavo che potesse esserci stato un'incomprensione, o comunque che i due avessero in qualche modo avuto degli attriti, però da entrambe le parti ho ricevuto
delle rassicurazioni molto, molto credibili, sinceramente. E poi Danilo non è certamente un giocatore, non è un uomo, più che un giocatore non è un uomo che va al conflitto, che va al contrasto, è una persona che sceglie sempre la via del dialogo e, della, e dell'intelligenza, quindi credo sia una questione tattica. E poi oggettivamente, dopo che tu fai 5 partite senza subire gol, hai poco da, come dire, hai poco da preoccuparti sulle scelte. Lì mi sembra che non abbia sbagliato niente Motta, quindi non toccare quello che funziona. Guido, ma secondo te non incide anche il rinnovo automatico al 50% delle presenze? No, dai, non credo, questa cosa qua non ci credo. Non credo che sia un problema di rinnovo automatico, soprattutto con una persona come Danilo. Credo che la società, se non avesse intenzione di rinnovare, volesse fare un ragionamento diverso con Danilo, si siede al tavolo con Danilo e ne parla con Danilo. Certamente anche come una persona come Danilo e anche come Motta, cioè Motta non mi sembra il tipo cui si diceva quello non lo fai giocare. Esatto. Dario, è un po' che ti abbiamo tenuto in disparso. Che tema ci porti col direttore? No, io volevo parlare con il direttore anche di rivincite e di redenzione. Mi sembra che quella di Locatelli sia una storia che sta cercando di incanalarsi verso quella direzione. Vorrei un commento su di lui, perché il direttore stava parlando prima di leadership. Vorrei chiederle se Locatelli può essere visto dalla Juventus come un epurato, almeno per i propri tifosi, a un nuovo leader. Se possibile farei anche una domanda out of context, ovvero fuori dalla Juventus. Sono di oggi le dichiarazioni di Malagò, un po' preoccupate rispetto ad Euro 2032, sono di novembre scorso, gli avvertimenti addirittura dello stesso Casini. Le chiedo se anche lei magari è preoccupato, comunque vede una prospettiva abbastanza preoccupante su l'assegnazione definitiva, direi, a questo punto di Euro 2032. Per allora, intanto Dario, diamoci del tu, nel senso che poi sennò facciamo finta di non conoscerci. Però io mantengo sempre lei, lo sa che per me è la più importante. Guarda, in questa stanza che occupo immeritatamente, lo racconto spesso, Gianni Minà, io entrai tremante portandogli un'agenzia e dicendogli: direttore, guardi, mi hanno detto di darle questa agenzia, ero stegista, e Minà mi guardò, si tiene così, così dice: ma tu chi sei? Dico: ah, sono Vaciago, lo stegista. Fa: ma non lo sai che il direttore è un collega e devi dargli del tu? E io appunto poi fui costretto a dare del tu a Gianni Minà, esattamente in questo posto dove mi trovo adesso, e quindi niente. Bella la seconda domanda. Voglio dire, ti tolgono la finale di Champions, anche se vabbè, lì per questioni legate al fatto che a Milano non si capisce bene che cosa possa succedere, e l'UEFA non si fida in questo momento evidentemente di Milan, Inter, di Comune di Milano, di tutta una serie di personaggi e di attori che stanno mettendo in scena il problema dello stadio, degli stadi di Milano. Certo non è un bel gesto da parte dell'UEFA, perché comunque effettivamente è proprio un segnale di grande sfiducia, è come dire: voi da qua al 27 non avete risolto un bel niente, e io non voglio correre il rischio di trovarmi a fare una finale di Champions con un San Siro in ristrutturazione, perché quindi poi non posso giocarla. Questo, lo ripeto, è un segnale abbastanza ostile. Poi su Euro 32 io condivido la preoccupazione di Malagò, perché comunque in questo momento gli stadi sono quelli che sono, cioè non c'è un progetto, uno che sia partito. Forse in questo momento tu potresti fare l'europeo in Italia, lo potresti fare allo Stadium, che è l'unico stadio che è già pronto, e potresti ospitarli domani. Tutto sommato forse Bergamo e Udine, che però sono due stadi piccoli, nel senso che sono due stadi efficienti ma piccoli. Tu devi considerare che l'europeo comunque devi garantire tecnicamente anche il nostro, probabilmente, rispetto a quelli turchi. Beh sì, lo stadio della Juve ha 42.000 posti, non è uno stadio da finale, infatti non puoi neanche ospitare la finale di Champions, però potresti ospitare dei quarti di finale, comunque puoi ospitare partite importanti. Però il rischio che finiamo a fare la dependenza dell'europeo della Turchia è altissimo, secondo me. Beh sì, in questo momento sì. Guarda, io sono convinto che quando hanno dato l'europeo all'Italia
È stato un contentino dato per consolidare il potere politico di Ceferin, che quindi aveva bisogno anche dell'Italia, quindi come si fa spesso, ma questo voglio dire è una pratica piuttosto comune, non è che stiamo andando a dire, è una situazione diffusa. E poi perché in tutto sommato la Turchia ha fatto alzare qualche sopracciglio per la questione diciamo legata alla politica, una questione puramente politica legata al fatto che la Turchia non a tutti può sembrare una democrazia a tutti gli effetti, insomma, quindi il solito discorso dei diritti civili e di come viene gestito il governo di Erdogan, il fatto di mischiarlo all'Italia in qualche modo diluiva quell'effetto politico. Quindi credo che l'Italia sia servita, l'europeo del 32 sia stato assegnato per queste due ragioni: da una parte c'era la necessità di trovare un paese che diluisse l'effetto potenzialmente polemico sulla Turchia, e poi perché così si consolidava un'alleanza tra la federazione e l'UEFA in una fase comunque delicata del calcio europeo, in cui le alleanze sono importanti. Di Locatelli, ti chiedeva, i Locatelli è la sua rivincita, o dice anche là prendiamoci però del tempo? No, io credo che Locatelli sia un giocatore che abbia patito più di altri il tipo di gioco che la Juventus ha sviluppato nelle ultime due stagioni. Sulle sue qualità non avevo dubbi, sta venendo fuori molto bene, sono davvero molto contento, perché sarebbe stato ingiusto che lui poi pagasse colpe non sue, poi per carità, certamente lui l'anno scorso ha avuto un anno di involuzione, non di evoluzione, ma nella carriera di un giocatore ci sta un anno di questo genere. Quindi allora, sì, la definizione. Secondo te il ritorno di Locatelli ai suoi livelli manda in soffitta definitivamente il sogno del centrocampo ideale di quest'estate: Douglas Luiz, Thuram, Koopmeiners? No, perché hai talmente tante partite, e poi hai gli infortuni, hai le squalifiche, hai il turnover, quindi secondo me poi lo vedrai quel tipo di centrocampo. Non è un sogno che va in soffitta. Allora, direi, cioè, sarei molto contento se Thiago Motta avesse questi problemi di abbondanza. Vorrebbe dire che insomma che hai quattro centrocampisti. Io mi ricordo quando la Juventus di Conte doveva far giocare contemporaneamente Pogba, Vidal, Marchisio, Pirlo, e c'era posto per tre, no? Alla fine poi in qualche modo non è che uno dei tre abbia giocato di meno degli altri o tu abbia un ricordo per cui uno era la riserva e l'altro era titolare, perché poi alla fine tutti e quattro alternando si giocavano. Allora, il direttore ci aveva promesso una mezz'oretta, ne ha fatto anche qualche minuto in più. Io devo portarlo un attimo sul centrocampo. Dico una cosa mia al volo: io credo che gran parte della stagione della Juve passi da lì. Cioè, se tu alla fine ti ritroverai a giocare con Locatelli e McKennie tra un mese, partite importanti, secondo me il salto di qualità, Motta può essere un genio, però il salto di qualità non lo vedremo facilmente. Se diventerà Locatelli uno di quelli che si danno turnover e tutto, ma con Thuram protagonista, Douglas Luiz, con Miners tornato quello, io credo che la Juve potrà veramente fare qualcosa di importante. Questo vedremo un po'. A me risulta, posso dire da fonti vicine a Motta, che Motta straveda per Thuram, ma lo consideri al momento non ancora in condizione, ma per lui è un titolare abbastanza fisso, però al momento non è in condizione. Questo poi vi dirò magari qualcos'altro, piccole cose che mi risultano. Guido, io ti porto un attimo fuori dal campo. Sai chi è che mi ha parlato benissimo di Thuram? Vai. Chiacchieravo con lui l'altro ieri perché per un evento. Fabio Cannavaro mi ha detto che per lui Thuram è fortissimo, è un giocatore con delle qualità straordinarie, e lui è molto amico ovviamente del papà, certo, per averci giocato insieme anche nella Juventus,
e gli faceva gli fa anche un po' impressione vedere i due figli di Thuram che lui ha tenuto sulle ginocchia, comunque facevano, erano i figli di un suo compagno, di un suo amico, vederli entrambi in Serie A. E Cannavaro è convinto che Thuram Junior, cioè quello della Juve, sia un po' più forte. Per contro, il papà dice che Marcus Thuram ha più la testa. Però insomma, al netto che facciano, che fanno due ruoli diversi e che Marcus ha già dimostrato tantissimo, quindi insomma in questo momento il paragone è squilibrato, proprio perché di Marcus abbiamo visto una stagione straordinaria. Sono d'accordo con Cannavaro, Thuram è davvero forte. Allora io ti porto un attimo fuori dal campo, poi ti salutiamo, meno non c'è un'ultimissima cosa. Intanto Patrizia dice: ogni volta che vedo Vaciago sorrido. Ho scoperto che è un carissimo amico del mio capo, che è il capo suo è interista come la moglie, e lo descrivono come una persona fantastica con un grandissimo difetto, la Juventus. Questo sappi, hai già individuato chi potrebbe essere questo capo interista? No, aiuto. Patrizia, se ci dai un altro piccolo indizio, anche senza fare il nome, noi cerchiamo di aiutarlo in questi pochi minuti in cui rimane ancora con noi. Guido, sono quegli argomenti, diciamolo, qui tra l'altro sono... No, aspetta, però a me mi sconvolge il fatto che, dicendo già che è interista, non si restringe il campo delle amicizie di Vaciago. Ne ha tante, no, allora, di interiste, Guido. Sto scherzando. No, stiamo scherzando. Alla fine, esatto. Allora, no, Guido, io dobbiamo dire anche che... ci sono dei temi che tra i giornali sportivi affronta solo Tutto Sport, li affronta con gli editoriali di Guido in tantissime cose. Devo dire, nel mio piccolissimo, diciamo quasi come un nostro spazio in cui siamo riconosciuti, anche io circa una volta a settimana, a volte due, a volte zero, una volta a settimana in media, faccio un articolo di solito proprio su questi temi, no? Sulla disparità, la solita cosa, Guido, lo sai. Magari mi dicono scrivi sempre la stessa cosa e io la riscrivo pure la prossima volta se ci sono esempi nuovi, perché ce ne sono sempre. Prendo spunto dalla domanda di quindi questo è su Tutto Sport online, generalmente sì, su Tutto Sport online. Adesso ho capito, scusate Andrea Paola. Perfetto. Ah, chi era? Perché ha detto scusa, non ho visto cosa ha messo, scusatemi, cosa Andrea ha messo. Paola. Sì, sono proprio cari amici, credo. Okay. Tra i migliori che ho. Allora, no, ti chiedevo questo, quindi Guido, il solito tema che annoia gli altri, ma tu sei qui e tu a noi lo puoi dire perché hai la coerenza anche di scriverlo sul tuo giornale, di affrontare questi temi. Nasce qua, in questo caso, da una domanda che mi è arrivata prima su Tebas, il tema in cui Tebas dice praticamente noi l'UEFA, giornali, federazioni, abbiamo usato tutti per far dire che la Superlega era una porcheria, che avremmo squalificato tutti e sapevamo di non poterlo fare. Mio sunto brutale, ma io ho detto ragazzi, così posso dire rinunciate, federazione italiana e media che hanno seguito questa cosa, rinunciate a fare questi ruoli, cioè nel senso, questo non è un lavoro professionalmente accettabile, quello di fare i portavoce, che una volta è la procura, una volta è Cefiro, una volta di Gravina, e Gravina sei presidente della federazione italiana prima di puntare a essere vicepresidente dell'UEFA, essere premiato per eseguire, no? Invece di ragionare, Gravina è un avvocato, se vuoi, ecco. Che questo è un altro elemento. Guarda, io non so se sono state incaute le parole di Ceferi, di Tebas, che ha ammesso appunto che loro hanno minacciato, hanno, come dire, portato avanti delle minacce con la consapevolezza di che si trattava di minacce inattuabili, perché con la consapevolezza del fatto che non era possibile squalificare nessuno per quello, perché in qualche modo sarebbe stato violare delle leggi, e poi ci abbiamo messo un anno e mezzo a farlo dire alla Corte di Giustizia Europea, che però è stata molto chiara a riguardo, soprattutto sulle sanzioni, poi lasciamo perdere su tutto il resto, ma sul fatto che le sanzioni non erano possibili è stata lapidaria, quindi da questo punto di vista è stato chiarito. Il fatto che all'epoca loro si fossero mossi in quel modo, con una strategia consapevole, ammetterlo adesso è o è una dimostrazione di forza totale, cioè dire guardate, possiamo anche raccontarvi questa cosa, tanto non ci tocca nessuno, e devo dire che l'impressione il giorno dopo, essendo stato l'unico ad averlo scritta, ad aver riportato questa notizia, l'impressione è che sia proprio quello, è proprio dire guardate, tanto non ci tocca nessuno.
perché mi sono sentito molto, molto isolato, ho sentito molto silenzio intorno al fatto di aver fatto un articolo su questo argomento. Oppure che se sono state delle dichiarazioni incaute, perché effettivamente poi uno va a rileggere la storia, quelle parole di Tebas ti fanno pensare male. Poi non so se ci azzecchi, come diceva Andreotti, però certo che sono un'istigazione a pensare male quelle parole. Però ha ragione il nostro... Perché poi tu hai visto una squadra che è stata perseguitata, cioè dei personaggi che sono stati perseguitati e sono i personaggi che avevano portato avanti la Superlega, in particolare Andrea Agnelli. Allora perché, scusate, perché il problema poi è anche quello di... Spesso abbiamo detto che il problema è quello della disparità di trattamento e che nessuno dice la Juve è innocente, la Juve è colpevole. Quello lo decidono lo decide la magistratura, lo decide la giustizia sportiva, alle quali noi non ci vogliamo sostituire. Però se per lo stesso reato, per la stessa fattispecie, perché poi non si parla neanche di reato, ma per la stessa fattispecie, parlo per esempio delle plusvalenze, una squadra venga punita e un'altra non venga punita, resta il dubbio. Poi, allora forse ce l'avevate con noi, dicono quelli della Juve, no? E dopo non... le parole di Tebas, tutto sommato, hanno ragione a pensare. Guido, ma poi non solo, io proprio sul tuo giornale, ovviamente non sono l'unico ad averlo scritto e tu te ne occupi spessissimo, però fa dedicato proprio a questo un articolo che avete messo anche sul cartaceo quest'estate, nella quale sottolineavo anche un'altra cosa, al di là del non punirli, qua non c'è proprio niente, cioè non c'è neanche un'archiviazione. Noi da 9 mesi, da 8 mesi hanno concluso le indagini del Napoli a Roma, da 4 mesi quelle della Roma, per la Juve ce ne vonnero 2 per revisionare un processo con migliaia di pagine. Qua non c'è niente, cioè la cosa brutta che sembra veramente le dittature, no? Dove le cose spariscono, non è che ti dicano guardate è archiviato perché è solo abbiamo ritenuto irrilevante. Io chiedo solo un'archiviazione, chiedo ditecelo, però non fatele sparire nei cassetti perché non ne parla nessuno se non Tutto Sport. L'altra cosa che ti volevo dire, Guido, sempre in questo tema, ve ne siete occupati tantissimo voi a Torino e Tutto Sport, e il discorso degli ultra dell'Inter, allora per me è un discorso di ordine pubblico, punto. Non ha colpa la Juventus, l'Inter, sono questioni molto complicate dove ha a che fare con infiltrazioni, cui io che sono un direttore sportivo... Le squadre sono sempre parte lesa. Ecco, però Guido, arriviamo al punto che sai qual è, e te lo devo chiedere però qua, sulle procure, una molto attenta, l'altra molto poco attenta a fare uscire dichiarazioni, intercettazioni e tutto il resto, che hanno infangato per sempre, perché Andrea Agnelli è legato al nome 'Ndrangheta, la Juventus è legata al nome 'Ndrangheta. Perché? Perché hai fatto uscire, e spesso è inventato, come commissione antimafia, delle intercettazioni. E di là invece molto meglio, la procura di Milano non dice nulla. Però Guido, io devo andare anche ai tuoi colleghi. Io non posso, tu lo sai, io faccio tanti programmi televisivi, sia locali che nazionali, io non posso sentire in un anno tutti parlare con toni gravi, ma non devono avere rapporti, le società devono essere schermate perché non devono... Io dicevo, ragazzi, ma è difficile... No, ma è gravissimo, ma c'è una commistione. E poi anni dopo mi rispondono, beh, però sai, boh, insomma, se non hanno fatto niente di illecito. Cioè, veramente insopportabile questo doppio pesismo. Non lo so, Guido, chiedo a te se esagero. No, non esageri. Ma guarda, allora, la premessa deve essere chiara. Le società sono sempre parte lesa delle infiltrazioni della malavita organizzata di qualsiasi tipo, di stampo mafioso o no, sono sempre parte lesa, perché comunque sono delle infiltrazioni della malavita nel tuo business, quindi sei parte lesa. La differenza poi lì inizia a farla tra le squadre che denunciano e quelle squadre che decidono di non denunciare questa cosa. La Juventus ha denunciato e ha pagato. Per questo ha pagato, ma è stata lasciata sola, Guido, o sbaglio? Sola, esatto, anni di non tifo, anni di rapporti problematici con, ma tuttora, scusami, Guido, ma tuttora non possono portare strisce ancora adesso. Quindi la Juventus ha fatto una scelta molto coraggiosa, è una scelta che ha messo anche a rischio delle persone,
ha denunciato. Nessun'altra squadra in Serie A ha denunciato, e quindi questa è già la prima differenza. Sul fatto poi che delle indagini vengano buttate in piazza e date in pasto ai giornali e altre indagini no, noi speriamo sempre che sia che non si diano in pasto. Certo. Combattiamo una battaglia per il garantismo, combattiamo una battaglia perché durante le indagini non si celebrino i processi sui giornali. Però questo purtroppo è un malcostume, cioè questo è un problema che va oltre il calcio e che va ad affliggere il sistema paese, nel quale poi c'è sempre qualcuno che passa delle carte che non sono neanche diventate carte processuali, perché sono carte di un'inchiesta in corso spesso senza neanche un rinvio a giudizio. Cioè le intercettazioni spesso si hanno perché c'è una richiesta di misura cautelare e quindi sei totalmente nel pieno delle indagini e quel plico che contiene quelle richieste contiene le intercettazioni. Quel plico viene casualmente, maldestramente nelle mani dei mass media che diffondono tutto. Ecco, questa è una cosa terribile, perché poi il problema è che così si celebra un processo sui giornali. A distanza di anni si celebra quello vero, nessuno è più interessato a quella vicenda. In un'aula di tribunale, che sarebbe il posto dove eventualmente ascoltare o leggere le intercettazioni, magari gli imputati vengono assolti, ma nessuno gliene frega più nulla, perché tanto il processo si è già celebrato prima, magari con dimissioni, magari con vite rovinate. E ripeto, non si parla semplicemente di calcio. Il fatto che le intercettazioni che riguardino la Juventus finiscano regolarmente sui giornali, anche questo è un qualcosa di singolare, perché poi appunto le fattispecie si ripetono anche in altri club, no? Ma come sono timidi però, Guido, alcuni tuoi colleghi che invece sulla Juve dicono le intercettazioni noi siamo stati bravi a procurarcele e le mettiamo, esatto, come sono timidi se ne vantano pure, quello è il bello, esatto. Questo è qualcosa di cui ne abbiamo parlato sì, lo so, tante volte alle presentazioni dei tuoi libri, sì, anche sì, all'interno dei tuoi libri la disparità di trattamento mediatica è abbastanza evidente, ma questo ha radici antiche, insomma, ha radici antiche, ultimamente ha radici anche commerciali, perché è evidente che diffondere un certo tipo di informazioni sulla Juventus paga dal punto di vista dell'audience o della vendita dei giornali. Ecco, questo è stato capace di resuscitare Corona. Anche coro. Ma quindi, Guido, l'ultimo siamo no, veramente saluto. Perché poi è questo il problema. Io l'unica cosa che posso dire, ma la dico spesso, e dico invito i tifosi della Juventus a essere un po' più compatti, perché la loro forza nel difendere la squadra è quella di non dare forza a chi fa un certo tipo di informazione, di dare forza ad altri, è quello di rimanere. Di non dividersi in mille rivoli come la DC degli anni 80, ma di rimanere più compatti, di creare una massa critica di cui poi i mass media devono tenere conto. È ovvio che poi se i mass media si rendono conto che parlare male della Juventus o pubblicare le intercettazioni aumenta la loro penetrazione nel pubblico, poi non è neanche più una questione, come posso dirti, politica o una questione di tifo, è una questione banalmente commerciale, gli editori sono degli industriali e vogliono guadagnare, ecco. Direttore, allora, posso intervenire brevemente? Ma velocissimi, perché dobbiamo salutarlo, vai Guidario. La sfiducia, secondo me, di parte del tifo riguardo a questo argomento è vedere le anteprime su Repubblica, avere l'editore di Repubblica che è più o meno all'interno della Juventus. Secondo me un po' parte da lì la sfiducia e la mancanza di essere insieme su certi temi. Sì, per quanto poi dipende, insomma, l'editore di Repubblica è John Elkann non da tantissimo tempo, e quindi poi non so a che cosa si riferiscono in modo particolare. Lì poi c'è l'indipendenza, ci sono degli editori che intervengono, certo, in maniera molto, certo, molto pesante sulle direzioni degli altri editori che intervengono di meno. Una mezza idea, Agnelli,
la famiglia Agnelli per tradizione non interviene sui propri giornali. Sulla Juve soprattutto. E soprattutto sulla Juve, sì. Io mi ricordo che non... che lo stesso avvocato, no, quando andava in, nella redazione della Stampa, insomma, lui era l'editore della Stampa, chiedevo ai cronisti della Stampa di all'epoca, sto parlando di quando ho iniziato e quindi c'era l'avvocato ancora vivo, e l'avvocato non ha mai fatto pressioni su niente. Poi appunto ci sono degli editori che sono molto rispettosi dell'indipendenza dei giornalisti, questo è certamente apprezzabile, no? Che magari chiedono semplicemente al direttore di tenere un certo tipo di vendita, insomma, hanno un rapporto di tipo industriale, ecco. Sì, poi Guido, c'è quel pezzo, su questo volevo concludere, siccome hai citato molto cortesemente le mie libere presentazioni, devo dire c'è un pezzo tuo all'interno del mio libro in cui tu proprio ricordi, hai detto origini antiche, no? Oggi hai detto doppio pesismo, e ricordi tutto questo secolo di famiglia Agnelli. C'è un libro di Guido Vaciago che io vi consiglio di comprare assolutamente sul secolo della famiglia Agnelli alla Juventus, ma all'interno del mio libro Una sezione italiana c'è un dialogo con lui proprio sulle origini, e lui ricorda, per chi non l'ho letto, ricorda come lo slogan della comunicazione già Fiat Juventus al tempo fosse noi i fatti, loro le parole, no? Lascia Stefano, non si riesce più a parlare. Comunque noi i fatti, lasciamo le parole. E tu ti ponevi a fine del nostro dialogo la domanda, te la ponevi, come dire, non è che dopo 100 anni, quando sui social in un minuto ti hanno già infangato in 3 milioni, forse è il caso di cambiarlo. Io ti lascio, se vuoi, la riflessione finale su questo, se vuoi anche con un piccolo benvenuto saluto a Chiellini, è importante il suo ritorno, queste due finali, e poi davvero non te ne facciamo più, promesso. Il ritorno di Chiellini è molto importante, ne godremo secondo me fra qualche anno, perché Giorgio, con l'umiltà e l'intelligenza che lo contraddistingue, inizia da studente, come ha detto lui stesso, ha intenzione di sviluppare e di imparare tutta la parte amministrativa, che è quella che, per la quale lui ha studiato, ma della quale non ha esperienza diretta. Vuole capire il funzionamento della macchina, che è una macchina complessa. Una società di calcio che fattura 500 milioni di euro non è certamente una società semplice, e vuole conoscerla tutta. Poi chi lo sa, fra qualche anno, se lui dovesse aver imparato tutto quello che si pone, che lui vuole imparare, avremo un dirigente che conosce la macchina amministrativa e che conosce il calcio, quindi avremo una sostanziale, come posso dirti, un fuori classe della dirigenza. Però dobbiamo dargli il tempo di crescere. Secondo me adesso l'effetto Chiellini non lo vedrete, insomma, sarà una lenta crescita quella di sulla Giorgio. Comunicazione, un pensiero finale. E sulla comunicazione, sai, la famiglia Agnelli ha quella policy, devo dire la verità, non è che sia una famiglia che abbia avuto molti insuccessi, insomma, non credo che in questo momento sia una famiglia della quale ci preoccupiamo, del cui destino ci preoccupiamo, no? Al di là delle magagne che hanno al loro interno. E quindi forse ci hanno ragione loro, è meglio fare i fatti che le parole. Forse la Juventus, che sta evolvendosi dal punto di vista della comunicazione, pensate, certo, al Creator Lab, forse sta, magari anche al loro interno è in corso un ripensamento. Non è facile, tu sei proprietario, hai una società che di proprietà per 100 anni di una famiglia, che ha una certa filosofia, insomma, non si cambia la ricetta della Coca-Cola così perché a un certo punto certo, demonizzano lo zucchero, come sta avvenendo in questo periodo. Continui a fare la Coca-Cola, poi probabilmente magari qualche modifica la porteranno, però ecco, io credo che la famiglia Agnelli e la Juventus siano un binomio paragonabile alla ricetta della Coca-Cola.